Ci è voluto un anno di stop e un primo tentativo di ambientamento, ma quando tutta la community ti chiede di rinnovare la tua serie più importante dopo 10 anni di continuità, forse è giunto il momento di fare qualche sacrificio. Così, dopo Origins e il nuovo gameplay in piena deriva GDR, quest'anno arriva il titolo che forse era nella mente dei producer sin dall'inizio di questo percorso, quel nuovo Assassin's Creed che tutti i fan hanno chiesto per lungo tempo, Assassin's Creed Odyssey. 453 a.C., antica Grecia, guerra del Peloponneso, Sparta contro Atene, ai tempi di Pericle, Socrate ed Erodoto, quando il mondo ellenico rappresentava a tutti gli effetti la civiltà d'Occidente. Layla Hassan, assassina ed ex impiegata Abstergo, che abbiamo già conosciuto in Origins, è alla ricerca della lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell'Eden dall'enorme potere in possesso di uno dei due personaggi, tra cui si può scegliere il proprio protagonista. Cassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia, una scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline. Se però l'evoluzione della trama finora era sempre stata lineare, stavolta Ubisoft preferisce puntare su finali multipli e lasciare al giocatore la libertà di decidere il proprio cammino, che sia una truce e spietata vendetta o un viaggio alla ricerca della propria famiglia. Non solo gli archi narrativi principali, ben tre e profondamente intrecciati tra di loro, ma anche le missioni secondarie spesso pongono il giocatore di fronte a scelte difficili e tutte influenti, nel breve o nel lungo periodo. Superficialità e scarsa attenzione dunque rischiano di essere pagate care. Tutto poi mette in risalto la nuova modalità esplorazione, dove è il giocatore a dover trovare destinazione e obiettivo in base agli indizi raccolti, in quello che tra l'altro è il mondo più vasto e vario mai visto in un Assassin's Creed, con una mappa circa il 60% più grande rispetto a quella già estesa di Origins. Se poi si considera che le numerose distese di sabbia sono state sostituite da villaggi, monumenti, grotte montuose e innumerevoli isole, diventa evidente come Odyssey abbia più che raddoppiato la quantità di gioco a disposizione. Tanta quantità e qualità, ma anche profondità quindi, perché per quanto rimangano le classiche quest riempitive, la maggior parte dell'offerta di Odyssey è concreta, curata e corposa. Per fortuna esplorazione e progresso sono ben equilibrati grazie alla divisione delle regioni per livello. Estendendosi così tanto, Ubisoft ha diluito la crescita del personaggio per adattarsi all'esperienza di gioco. Grazie all'introduzione delle abilità attive, infatti, è possibile potenziare Cassandra o Alexios con skill speciali da utilizzare consumando adrenalina, una barra caricabile attaccando o schivando i nemici. Dall'iconico calcio di Sparta alle lame infuocate, passando per frecce devastanti e attacchi in grado di togliere lo scudo agli avversari. Questi colpi diventano essenziali in combattimento e soprattutto nei primi passi del gioco sono un'ancora di salvezza. Il bilanciamento della difficoltà è difatti tutto a sfavore del giocatore, quando in inferiorità numerica. Il discorso cambia nell'istante in cui si sblocca l'abilità Ultra. Questa abilità riduce drasticamente la sensazione di ansia, visto che permette letteralmente di ribaltare anche gli scontri più difficili. Il battle system è rimasto identico a quello di Origins, eccezione fatta per l'assenza degli scudi, che costringe il giocatore a puntare su schivata e parata tempestiva, anziché arroccarsi in difesa e attendere il momento giusto per attaccare. Sembrerebbe un dettaglio da poco, ma quando due soldati continuano a lanciare frecce da lontano e altri due continuano in un corpo a corpo estenuante, diventa complicato schivare senza perdere terreno e rimanendo illesi. Rimane invariato il sistema di equipaggiamento e di inventario, mentre spariscono le varietà di arco per far posto ai danni extra. Bonus espressi in percentuale che aumentano uno dei tre danni o altri fattori come la probabilità di critico e l'efficacia dei danni elementali e così via. Completando gli obiettivi cumulativi si sbloccano anche incisioni aggiuntive che è possibile applicare alle armi dal fabbro, in cambio di soldi e risorse, quest'ultima ancora più protagonista del crafting che ci costringe a non poche ore di grinding e raccolta. Tornano anche le battaglie navali, dove l'unica novità è che frecce e giavellotti prendono il posto delle palle di cannone, ma il sistema di recruiting è interessante e ci ha spinto qualche volta a pensarci due volte prima di eliminare un soldato che avrebbe potuto diventare un ottimo luogotenente. Il gioco da parte sua propone missioni che ci chiedono di lavorare talvolta per una e talvolta per l'altra fazione, ignorando l'origine spartana del protagonista, quindi si può decidere di fare i propri interessi e guadagnare dracme ed esperienza, ma si può anche optare per rifiutare alcune missioni o per concludere in maniera diversa in base a quanto ci è stato chiesto dal committente. Con il sistema di scelte e conseguenze, infatti, non sempre portare a termine una missione ha solo riscontri positivi. In alcune, come quelle di Socrate, non sembra poi esistere una giusta scelta, ma anzi i discorsi del filosofo greco sono in grado di instillare dubbi su dubbi e non sono mancate le volte in cui siamo rimasti minuti interi a decidere il da farsi.
Da questo e molto altro si nota che il lavoro di Ubisoft CED è stato solido, mantenendosi quasi per tutto il gioco a livelli eccellenti. Purtroppo capita di ascoltare un dialogo che non è esattamente coerente con le scelte fatte prima, come se il gioco avesse registrato che anziché risparmiare qualcuno lo avessimo ucciso. Rimangono anche i classici problemi storici che la saga sembra non riuscire a scrollarsi di dosso su tutta un'IA nemica che, se nel combattimento aperto ha fatto passi da gigante, nelle fasi stealth risulta ancora troppo facile da ingannare. A tal proposito rimane una certa ripetitività nell'approccio ai forti, tantissimi e sparsi ovunque nel mondo, ma tutti da affrontare allo stesso modo. La ripetitività, per i meno accaniti di completismo, rischia di diventare tediosa se si considera l'immensità della mappa di gioco, la lentezza degli spostamenti e caricamenti e la profondità delle cose da fare, con tante tante ore da investire anche solo per completare la trama principale. Per fortuna, a rendere il tutto più frizzante, c'è un doppiaggio inglese magnifico, attentissimo a rispettare i nomi greci e perfetto almeno per Cassandra, anche grazie a delle animazioni decisamente più realistiche e un lavoro fatto sulle espressioni che adesso le rende davvero eloquenti, anche per i personaggi secondari. Graficamente in generale Odyssey è di ottimo livello e il lavoro artistico di Ubisoft è oramai ben noto, ma non tutte le texture sono curate alla stessa maniera. Assassin's Creed Odyssey esagera, si presenta enorme, ricco di cose da fare, curato anche nelle missioni secondarie, con personaggi di carisma, un sistema di scelte con influenze reali a breve e lungo termine, una trama principale profonda, con diversi archi narrativi intrecciati e uno sviluppo non lineare personalizzabile. Un'esperienza davvero longeva, forse troppo per quei giocatori che hanno sempre visto Assassin's Creed come un'avventura racchiusa in massimo 30-35 ore di gioco, che adesso rischiano di perdersi in mezzo alle numerosissime icone di missioni di un titolo che ha ufficialmente abbracciato il genere GDR, ma se la qualità è questa, allora va benissimo così.